Se in Veneto si ferma anche al cemento, sei grave. Stamattina, buon'ora, sono andato in Capannò, eludendo i posti di blocco della polizia regionale. Ma Caporetto, zio Cadorna, le macchine ferme, la pressa muta e il tornio immobile. Se non finisse sta epidemia, vado fuori da testa. Fuori da testa, te giuro. Ho sapai in orto fin dentro il salotto. Ho pitturato i muri 3 volte. Ho sistemato il casotto in Eternit dietro casa. Come se guadagno a stare in casa a fare la muffa. A vardare me mogliere che guarda a televisione. E a me famiglia che va fuori a fare a spesa in mucha roba, in magna, in dorme. Col passo mio mi guarda e dicono chi è questo signore? Non mi conosce neanche. E pa' cosa? Pa' proteggere i vecchi. Poi vado fuori dalla finestra e c'è la Gardaland dei vecchi là fuori. Tutti in giro che si assembrano davanti ai bar chiusi, davanti alle epigrafi, davanti alle edicole. Ma qualcuno di sto governo gli ha chiesto ai vecchi se vogliono essere protetti? Ah? Eh? Sono sopravvissuti a una guerra mondiale, a Chernobyl, agli anni del piombo. Pare che si spaventa pa' un virus. Anche a Trump ho detto. Ogni anno muore più gente da incidenti stradali e mai sentito un governo dire state a casa, non guidate, non compratevi la macchina. Ma se gli domandi ai vecchi, i vecchi ti rispondono che prima o poi, che tocca a tutti, morire bisogna. È la prima roba che impari quando sei nato. E anche a lavorare bisogna, che è la prima roba che ho imparato a casa mia. Lavorare, se no che cazzo vivi a fare? Se non torno a lavorare, magari non muoro adesso, pa' via del virus, ma muoro domani, de muffa o de crisi. E allora ditelo, vecchi, ditelo che non avete paura, ditelo che non volete essere protetti, perché se è una guerra, i cinesi stanno occupando tutte le posizioni che abbiamo abbandonato. I camion militari russi attraversano la penisola italiana, persino i cubani se venivano intorno per il culo, e il comunismo trionfa dappertutto, e noi altri che mo anche da ringraziarli perché ne danno a sbrancà de mascherine marse, giammai non passa lo straniero. Si torna sul Piave e i vecchi saranno i nostri ragazzi del 99. E se le robe va male, è ora che femo un monumento in piazza alla prima brigata martiri del Pojanistan. O alla prima brigata martiri dei Skei. Grande applauso ad Andrea Pennacchi!